non 10, non 5, ma 7? Perché oggi è il compleanno di una delle mie migliori amiche e quindi questo video è completamente dedicato a lei e la mia migliore amica ha a che fare con il 2016, quindi 2016-2023 sono 7 anni, perciò 7 libri. Vado in ordine quasi cronologico, o meglio di come io li ho messi in ordine cronologico, perché non so in realtà se la cronologia è corretta, e questo perché purtroppo io ho uno strano senso del tempo. Però, bando alle ciance, iniziamo e iniziamo con un libro che io non ho mai visto da nessuna parte e ha tutta una storia carinissima dietro, ed è Una ragazza di nome Gigi di Maurizio Giannini, edito Salani Narrativa, distribuzione Lemonnier. Super, iper, mega, vecchio. Parliamo di Gigi, di una ragazza di nome Gigi, si chiama Gigi all'anagrafe, perché gli viene messo nome Gigi per ispirarsi a Gigi Riva, famoso calciatore. Lei ha l'audacia di nascere femmina, quindi non solo lei porterà un nome da maschio, ma lei si comporterà a tutti gli effetti come un ragazzo, quindi avrà l'audacia di giocare a pallone. E in un periodo storico, qui siamo sulle rive del lago di Bolsena, nella Roma popolosa degli anni 50, quando la mamma rimane incinta, loro danno per scontato che nascerà un maschio e quindi decidono di chiamarlo Gigi, come appunto Gigi Riva. Ovviamente quando nasce è un shock per tutti il fatto che lei sia femmina, ma oramai il nome è deciso, quindi il nome è quello. E quindi una ragazza di nome Gigi. Io questo libro l'ho letto alle scuole medie. Ricordo di averlo preso in prestito dalla biblioteca della scuola media che ho frequentato in seconda e terza media. Non mi ricordo se l'ho letto in seconda o in terza. Questa copia poi l'ho riacquistata, se non sbaglio, o su Amazon o addirittura su Facebook. Comunque ho una copia usata, tra l'altro anche abbastanza mal ridotta. L'altro è uno di quei libri didattici, questo tipo di pagine così per le riflessioni, per i temi, per cose così. Non mi importava, e non mi importava perché volevo assolutamente questo libro, perché questo libro è stato per me un'enorme svolta, e un'enorme svolta proprio a livello personale, ossia io non ho nome ovviamente da maschio, perché mamma sapeva che ero femmina, la terza femmina tra l'altro, ma perché a me è sempre piaciuto tutto ciò che facevano i maschi da piccola. Quindi io giocavo a calcio, quindi giocavo con le macchinine, facevo la lotta. E questo, che al giorno d'oggi è diciamo normale, all'epoca in cui sono cresciuta io, quindi i primi anni 2000 per capirci, era un po' strana come cosa. E venivo spesso anche presa in giro purtroppo per questa cosa. Ma quando ho trovato questo libro e l'ho trovato in un'età in cui inizi da femmina, da donna, il tuo corpo inizia a cambiare, quindi il mio corpo stava entrando in contrasto con quello che poi effettivamente mi piaceva fare, di tutti quei giochi da maschio, tra virgolette, che mi piaceva fare. Questo libro mi ha dato quella spinta di dire: oi, senti, allora, ok, nasco femmina, ma chi mi impedisce? Chi o che cosa mi impedisce di giocare a calcio se voglio giocare a calcio? E giocare a calcio in mezzo ai ragazzi, perché io non giocavo con un gruppo di ragazzi, io giocavo con i maschi. E questo libro è stato per quello importantissimo, perché mi ha aiutato a capire che la persona che ero non dipendeva dal fatto che io fossi maschio o femmina. È un libro molto meno profondo di questo, però a me ha aiutato in questo senso. Arriviamo ai miei tantissimi, adoratissimi, ne ho parlato di voi in lungo e in largo, I ragazzi di Via Val di Ferrer Molnar, in questa edizione Gribaudeo. È un'edizione integrale, tra l'altro bellissima. Una di quelle edizioni fatte con i controfiocchi, e ho acquistato su Vinted recentemente. E se vi siete persi i miei 255 video in cui nomino i ragazzi della Via Val, i ragazzi della Via Val è un classico per ragazzi. Parla di un gruppo di ragazzi che appunto gioca in una, la chiamo legnameria, ma non so in realtà, loro non la chiamano legnameria, loro la chiamano segheria. In Via Palla, appunto, è la storia di appunto questo gruppo di ragazzini che si sono dati un ordine gerarchico militare a cui si attengono molto rigorosamente. In questo volumino da
200 qualcosa pagine, seguiamo le loro vicende, seguiamo le loro vicende contro un altro gruppo, che sono il gruppo dei ragazzi dell'orto botanico, che vuole in realtà prendersi il loro campo. E è tutto un intrigo di tradimenti, di come un leader dovrebbe essere e cose del genere. Tutto racchiuso ovviamente a formato ragazzi, quindi tutto a portata di ragazzi. Io in realtà questo libro l'ho conosciuto tramite un film, ossia per puro caso quando ero più piccola, penso sempre alle medie tra l'altro, ho trovato in televisione questo film, I ragazzi di Viavalle, e me ne sono completamente innamorata, fino a che ho scoperto essere un libro e quindi ho letto il libro, e ovviamente come il 90% dei libri era meglio il libro che il film, per quanto il film è molto fedele al libro, e mi ha cambiato perché io ho fatto per tanti anni uno sport che ha, diciamo, quasi un ordine militare. Io vengo dal jiu-jitsu e il jiu-jitsu, come la maggior parte delle arti marziali, ha un ordine di cinture, quindi diciamo un po' un ordine militare. E ritrovarlo in un libro, ovviamente che all'epoca era adatto alla mia età, ha fatto piacere, perché sul tatami, nel dojo, noi non avevamo tutti, non stavamo tutti allo stesso livello. Una volta scesa dal tatami, noi avevamo, ovviamente eravamo tutti bambini su per giù della stessa età, ma saliti sul tatami c'erano chi di noi stava più alto in grado e chi era più basso in grado. Quindi c'era, diciamo, quest'ordine militare che all'epoca io ritrovai dentro questo libricino qui, e quindi me ne innamorai follemente, oltre al fatto che ovviamente la storia è qualcosa di fenomenale. Questi sono i libri, diciamo, che hanno segnato i miei primi anni da adolescente. Dopodiché è subentrata la scuola superiore, quindi un'età dell'adolescenza un po' più particolare, diciamo così, un po' più particolare. E arriviamo al terzo libro. Terzo libro che in realtà ho letto una versione di questo libro in primo superiore, se non erro. Poi uscì anni dopo questa versione, e io vi faccio vedere questa versione perché è quella che mi è piaciuta di più, è quella a cui sono più legata ed è soprattutto quella che mi ha, diciamo, segnato di più. Stiamo parlando di Tre metri sul cielo di Federico Moccia, ma in questa edizione del 1992. Succede che Federico Moccia in quegli anni fa il boom con il film di Tre metri sopra il cielo ed esce con questa versione di Tre metri sopra il cielo, con questa. E parliamo di 319 pagine, quindi una versione, a prescindere dal fatto che ovviamente uscì con la fotografia del film, ma una versione, diciamo, alleggerita. Anni dopo, Federico Moccia, ovviamente sull'onda del boom di Tre metri sopra il cielo, fa uscire l'edizione, vogliamo dire integrale, fa uscire l'edizione del 92, quindi l'edizione in realtà originale che lui ha scritto, che è molto più lunga, un'edizione più lunga, più originale, che spiega alcune cose che a me avevano intrigato, ma erano rimaste un po' appese lì nella versione, diciamo, più conosciuta, quella rivisitata, quella alleggerita. Ho preferito questa edizione all'altra principalmente perché c'è tutta la spiegazione, diciamo, di come funziona il gruppo di Paul e Step, quindi del perché, ad esempio, con il siciliano succede quel che succede, perché Maddalena sia così legata a Step, tutte cose che nell'edizione alleggerita non troviamo, in questo sì. Per chi non sapesse di che cosa parliamo, Tre metri sopra il cielo parla di Step e Babi, o meglio Stefano e Babi, e non vi dirò il nome di Babi perché in realtà esce nel terzo volume, come lei in realtà si chiama, ma lui è il classico cattivo ragazzo, motociclista, va sempre a botte, o comunque dove c'è una rissa sembra che lui ci sia sempre intorno. Babi è la classica figlia di papà, quindi è la classica persona che viene da una famiglia benestante, una famiglia che non può vedere quelli come Step, e questo si ripercuote anche su Babi, ossia quando Babi lo incontra la prima volta, nonostante
un'enorme attrazione, lei lo, tra virgolette, lo ripudia un po', nel senso che lei cerca il principe azzurro e lui è tutto fuorché il principe azzurro. È appunto la loro storia, è un romance, quindi potete capire benissimo dove vada a finire. Questo libro a me ha segnato particolarmente perché penso che sia il primo bad boy che io abbia letto e di cui mi sia innamorata. O meglio, per me il principe azzurro è un'utopia, una cosa che non esiste, non è mai esistita neanche quando ero piccola. Questo probabilmente perché vengo da una famiglia in cui i miei sono divorziati, quindi ho un po' una visione un po' mia dell'amore. Non ho mai, soprattutto da piccola, non ho mai cercato il principe azzurro. Per me il principe azzurro era appunto un'utopia. Però fino a quel momento ovviamente avevo letto, diciamo, libri più adeguati alla mia età, e quindi non si parlava proprio nemmeno d'amore, perché ovviamente ero piccola ancora. Il primo impatto che ho avuto con un romance è stato questo, e quindi è stato quell'aspetto del bad boy, che non è un principe azzurro, ma è appunto un bad boy che però ha quella parte più tenera per la donna, la ragazza che ama, e quindi mi ha segnato, diciamo, da quel punto di vista. E è un libro che tra l'altro ha scatenato il mio amore per Federico Moccia. In realtà me ne manca ancora uno per finire tutta la bibliografia, ma questo è stato quello che ha fatto scattare questo amore. E arriviamo al mio anno all'estero. Anno all'estero in cui per me leggere in inglese era un trauma, soprattutto agli inizi, tant'è che agli inizi mi sono fatta inviare un libro gatelese, che diciamo è più un libro però giornalistico, che è, parliamo di Cuori Neri. Quando ho iniziato a leggere in inglese, ho iniziato ovviamente con quei libri più semplici, più sia adatti alla mia età, però con una struttura molto più semplice. E sono arrivata, per puro caso, a trovare Diary of a Teenage Girl Becoming Me di Melody Carlson. Parliamo di Caitlin, che è una ragazza normalissima, è un adolescente che sta cercando di capire cosa è giusto e cosa è sbagliato nella sua vita da un punto di vista cristiano. Questo è un Christian book, quindi è un libro che ha di base tutta una filosofia cristiana. È un libro che affronta temi come il credo ancora in Dio, cosa vuole Dio da me, ma se io faccio questa cosa vado contro quello che mi è stato insegnato, vado contro il Dio in cui credo, e cose del genere. Quindi esploro un po' il rapporto con Dio. Io ci sono particolarmente legata, prima di tutto perché è legato all'anno in cui ero fuori, e tra l'altro penso il primo libro che io abbia mai letto in inglese. In più ci sono particolarmente legata perché è il primo Christian book che io abbia mai letto, anche perché in Italia almeno all'epoca non si trovavano, e è stata una piacevole scoperta vedere come effettivamente l'idea di Dio poteva essere integrata in un libro normale, quindi un libro che non fosse un libro religioso, un libro che portava a valutare quelli che erano i valori che ci venivano insegnati, che ci vengono insegnati nella religione, ma rapportato a tutti i giorni. Inoltre, io quello era un periodo in cui, proprio come Caitlin, sicuramente rarità, un po' per alcune vicende che erano successe nella mia vita personale, stentavo a capire se dove stava questo rapporto che avevo io con Dio, come si era trasformato, si era trasformato, c'era ancora credevo in un Dio, non ci credevo più, perché avevo dei dubbi e cose del genere, che secondo me una persona che crede sono cose normali, ma che purtroppo in Italia troppo spesso vengono messe a tacere, almeno quando io ero adolescente. Quando io ero adolescente veniva insegnata questa dottrina per cui dovevi credere, punto. Cioè, nel senso, non ti era permesso avere dei dubbi. Quindi io già all'epoca ero persa un po' di mio, essendo stata anche indottrinata che i dubbi non ti dovrebbero venire, che quindi se hai dubbi è un problema. Trovare un libro in cui la protagonista aveva non dico gli stessi dubbi che avevo io, ma comunque dei dubbi, e vedere come viene affrontata la cosa da lei, che comunque aveva la mia età, mi ha segnato parecchio e ha segnato anche tutto il mio percorso religioso. Parliamo di un libro comprato, è il primo libro che io abbia mai comprato perché mi piaceva la copertina. Me lo ricordo come fosse ieri quel giorno, sono passata in una delle vie principali della mia città e su questa vetrina di questa cartolibreria
c'era questa copertina e io sono impazzita, sono entrata e l'ho comprato. E parlo di Buio di Elena P. Melodia, che è il primo della trilogia Myland, edito Fazi Editori. È un urban fantasy, genere che io fino a quel momento non avevo neanche mai sentito lontanamente. Seguiamo Alma, non solo si è sempre sentita fuori luogo, si è sempre sentita strana rispetto agli altri, bla bla bla, ma a un certo punto nel suo cammino le iniziano a succedere delle cose strane, cose che però in realtà vede solo lei. E la cosa non è molto d'aiuto, nel senso che lei ha, se non sbaglio, 17 anni, quindi già è, diciamo, nel pieno un po' della confusione mentale. Il fatto che le succedano delle cose che in realtà vede solo lei non aiuta, ovviamente. È il primo urban fantasy che abbiamo letto, è il primo, penso, fantasy anche che abbiamo letto. Io l'ho letto che avevo 16 anni, è un libro in cui all'epoca sottolineavo con la matita. È un libro che all'epoca era molto lontano dal mio essere, da come ero io, o meglio da come pensavo di essere, da come mi vedevano gli altri. Ho poi finito la trilogia, è una delle più belle trilogie che abbia mai letto. Ha cambiato il mio modo di vedere le cose, ossia Alma ha una sicurezza in chi è lei che io all'epoca non avevo. E mi piace pensare che un po' Alma me l'abbia trasmessa questa sicurezza di sé, questa io sono così, se ti va bene è così, se non ti va bene ciao, quella è la porta. Io ci ho messo qualche anno in più, tipo 10 anni di più, per arrivare a quel ragionamento, però mi piace pensare che è stato tutto scaturito appunto da Alma. Ultimo libro, ma non per importanza, che mi ha cambiato la vita, e ne ho inserito uno solo dei due, quello che mi ha cambiato la vita, diciamo proprio in grande, e parliamo di Lontano da casa, della trilogia Finding Home. È un self-published ed è il mio. Io in realtà ne ho scritti due, li vedete sempre qui nel retro dei miei video. A fine febbraio, tra l'altro, dovrebbe uscire il terzo, se non fine febbraio, insomma i primi di marzo, ma lo dovevo inserire perché sempre ho voluto scrivere, ho sempre desiderato, ho sempre visto me stessa come un'autrice, ma ho anche avuto periodi in cui mi domandavo se effettivamente ci sarei riuscita, e questo perché fondamentalmente non ero mai riuscita a portare a compimento una storia dall'inizio alla fine. Quando è nato lui, e lui è nato nel giro di un mese di stesura, mi sono vista autrice. Per la prima volta non ho più sognato di essere autrice, ma mi sono vista autrice, al punto appunto che l'ho autopubblicato. Qui seguiamo la storia di Jasmine, che fa un anno all'estero, e sono i suoi alti e i suoi bassi, gli intrighi ci sono dietro, cosa succede di bello ma anche cosa succede di brutto, persone che la tradiscono, persone che le scopre essere amiche quando tutto pensavo perché fossero amiche. Mi ha cambiato la vita perché da quel momento ho potuto dire, soprattutto a me stessa, sono un'autrice, ho pubblicato un libro, che poi ovviamente sono diventati due e a breve diventeranno tre, e non conto di fermarmi, onestamente, perché già sto lavorando ad altro. Questi appunto erano i 7 libri che mi hanno cambiato la vita. Fatemi sapere nei commenti un libro che a voi vi ha cambiato la vita. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Se non avete un account per iscrivervi a YouTube, cercatemi, trovatemi, chiacchieriamo su Instagram o su Facebook, che sono anche lì. E detto questo, io vi saluto, anche perché si pranza.